Buongiorno, oggi è una fantastica giornata di sole e io sono un cesso. Sono un cesso. Cesso. E voi come siete messe la mattina? Io mi sono appena svegliata, sono sincera, non mi sono neanche lavata la faccia. Però ho già preparato la mia mitica bevanda detox, quella che vi ho fatto il video sul mio secondo canale che straadoro. Infatti, come vi ho detto in quel video, la sto bevendo quasi tutti i giorni, mi aiuta tantissimo. E tante tante di voi mi avete detto che l'avete fatta, che vi piace, vi sta dando tanta soddisfazione e si sta proprio diffondendo tantissimo sta cosa a macchia. Infatti anche su Instagram vedo tantissime foto, quindi non mi può che fare piacere sta cosa, perché sapete che tutti i miei video sono proprio per condividere questi piccoli segreti e trucchetti, e quindi ovviamente mi fa piacere che tutti quanti prendono spunto, e che quindi, perché vuol dire che è efficace. Lucia, comunque adoro. Adesso una lunga giornata mi aspetta, Quindi direi di darci una mossa, soprattutto andarci a lavare. Che cavolo, ce lo puzziamo. la mia solita indecisione sulle scarpe, queste o queste, ormai sono quelle che metto sempre, non so mai quale scegliere fra le due. Oddio, questo vestitino è carino, dai, perché non è troppo corto ed è simpatico, elegante, insomma. Voglio solo dire che noi siamo in ritardo, ovviamente, come sempre. Ma come siamo carine, ci siamo messe tutte carine con la gonna. Scappa la pipì. Ovviamente, perché YouTube ci ha mandato a chiamare. Cosa abbiamo fatto di male per meritare questo? No, perché no, non lo so dove stiamo andando. Comunque, andiamo a vedere che cosa è, scusa. Ma dobbiamo vedere il padiglione, cosa? Abbiamo fatto tardi, non arriveremo mai. Abbiamo appena incontrato dei Dei ragazzi, giovani. dei giovani che noi siamo vecchie. E abbiamo chiesto, ragazzi, dov'è il creator di YouTube? Loro se ne vanno, è bellissima sta cosa. Noi siamo arrivati e loro se ne vanno. E che noi ovviamente abbiamo fatto tardi, siamo in ritardo tipo di... Cioè, siamo al ritardo È del la volta buona di ritardo. YouTube, ci punisce Sì, proprio. almeno. Però per venire qua abbiamo fatto le Sì. corse proprio. È stata... Anzi, ma come sei carina? Qua c'è un cane. Un cane che fa la pipì. Comunque, ragazzi, questi ragazzi hanno detto sì, mi hai sempre detto. Poi gira a destra, poi gira a sinistra, getto, ma no, i tag tag. Ci potevano dare un pulmannino YouTube. E mi scappa la pipì. Abbiamo capito, Nenzia? Sì. Vero, Pico? E mia mamma faceva, mamma, devo fare la pipì, mia mamma faceva, sì, ti va male così. Perché abbiamo fatto tardi per colpa tua. Via, io lavoro dalla mattina alla sera. E infatti adesso è giorno, sei cavo, come insomma. Non è vero, io ho fatto tardi per aspettare, non si ritornava da lavoro. Ma no, io penso che noi non arriviamo a YouTube. YouTube! Secondo me, Nancy, io tengo l'impressione che noi siamo entrati dalla parte sbagliata. Io, immagino. Che non è possibile che già stiamo camminando a mezz'ora ancora a arrivare, cioè. Abbiamo fatto un giorno di palestra per venire da YouTube. C'è il sole, ma fa freddo. Però che bello che finalmente hanno fatto questo Creator Day. YouTube, Google. Anche a Napoli, finalmente, perché le altre volte tipo in tutta Italia, a Milano, a Torino. A Roma. E allora mi invitava sempre YouTube e io rifiutavo sempre, non andavo mai, perché tipo alla massimo troi... Sì, emigrante da Napoli, no, fine a Milano. Finalmente si è fatto a Napoli. E quindi subito, adesso da YouTube ci hanno detto no, dovete venire per forza adesso, Napoli, non potete dire di no. E quindi siamo proprio obbligate. Dopo un'ora forse abbiamo trovato l'entrata. Nancy, guarda come sto in forma. Io invece sono un po' più in forma, dai. Un cagnone, no, vado veloce perché devo fare la pipì. Voi diteci in tutto questo, noi come facciamo a trovare sto cacchio di Creator Day, Nancy? Siamo proprio delle sfigate. Creator Day. Però è bello, stanno un sacco di cani qua. Mi piace sta cosa. Mi vorrei quasi mettere a fare una corsetta, però queste scarpe penso non è l'idea. Mi pare questi cani. Siamo arrivati, adesso stiamo cercando il bagno, Ovviamente. Guarda, tieni questo qua, te lo devi portare a casa. Cammina sempre con questo. Cammina con questo. E ti trovi il bagno. Ma dov'è? Dove sta sto bagno? Non ce la faccio più. Eccolo qua, trovate il bagno. Non ce la faccio con sta Nancy. Pure nel bagno. Ciao. Adesso anche al di là di YouTube.
YouTube, e quindi di conseguenza l'abbiamo chiamati perché vogliamo diciamo darvi anche un pochino, vista la loro esperienza, consigli per come riuscire ad arrivare diciamo ai loro livelli, ok? Quindi come è iniziata la tua avventura su YouTube? Io vabbè, un po' per gioco, per provare, perché ho iniziato comunque con le ricette cosmetiche. Gioco senza sapere che avessi, cioè senza ambire ad avere gli iscritti, ad avere i suoi, cioè, però quando ho iniziato a realizzare che veramente che quello che stavo facendo era qualcosa di molto grande, cioè nel momento in cui ho iniziato a fare degli incontri e vedevo le persone, ma 200-300 persone che venivano e mi dicevano di persona quello che poi io leggevo nei commenti: ah, ti seguo con affetto, mi ha aiutato questa cosa, i miei capelli, la mia pelle, tutte queste cose, cioè vedere che quelle persone non erano più numeri ma erano persone concrete, cioè là ho capito. E quindi poi ci ho messo ancora più impegno, ancora più spazio, perché poi ovviamente come le persone mi vogliono bene, anche io voglio bene a loro. Quindi due consigli: il primo è metterci passione, sempre passione e impegno al 100%, perché senza di quella non si fa nulla. E io adesso attualmente, io la notte sto sveglia, sono diventata tipo un automa, non lo so, molto video, cioè io lo faccio proprio con passione, cioè mi piace proprio fare video, girare, montare. Il secondo consiglio è importantissimo, ma proprio importante, so che tante ragazze mi scrivono: ah, io mi sento un po' avvilita perché mi scrivono delle cose brutte, niente, se qua. Ragazzi, ma grazie a niente, grazie, se chi tutte le mie cosa, io animo anche una critica, un commento negativo, ti sprona a migliorare. Do sempre più importanza alle persone che mi seguono con affetto. E noi ancora con più passione, mai dire: ah, non lo faccio questo perché sennò mi giudico. Mai, fatelo sempre di più. E poi importante, questa è la parte. Forza. E allora ringraziando voi. Un saluto! Ciao! Siamo qua a Creator Day, hashtag Creator Day Napoli! Yeah. Ha detto che è importante l'hashtag, quindi diciamo! Creator Day Napoli! Comunque è finita e adesso baci e abbracci, queste cose qua! Viva YouTube! Viva YouTube! Bella, sicuramente lei ha un canale di trucco. Sì, sicuramente, con questo trucco. E anche i capelli. Come si chiama? Serrando. Come? Serrando. Serrando, ok. No, io sono la mia sorella. Compagna di trucco. Anche tu, come lei. E anche tu, Morella. Ok, brava. Lei di Art Makeup. Sicuramente con questo trucco. Anche lei trucco? Lei? Lo provo io. È arte creativa. Lei prova, lei è. Lui? Guarda, amico, mi faccio un pazzia ad uncinetto. Wow, che figo, bravo, devo venirti a vedere. Grazie. Ti verrò a vedere. Lei? Consiglia. Ma infatti, non sono curiosa. Noi facciamo concorrenza. Stasera ti vengo a visionare. Grazie. Lei? Il mio è tutte creazioni, è sempre creativo. Creazioni, e lei? E io invece il mio canale si chiama Occhi Belli, no, no. Purché sia fatto a mano, faccio anch'io creazioni artigianali. Brava, insomma, uno più bravo dell'altro, abbiamo capito, bravi. Che bello queste ragazze. No, zio, per fare gli YouTube. Dai, voi che volete dire? Ah, ma sei registrato? E facciamo un video? Io voglio dire che mi ha rovinato. Il blog nel blog. Io ho rovinato la vita, cioè non lo so, le follower gli ho rovinato la vita. Il blog nel blog. Il blog. Vai. Camita dolce. Yeah. No, mi state copiando. Io. Carina, yeah. Ma perché fate tutti che? Non ho capito. Perché tu fai tutti che, sempre. Crudonna Giorgia Petrillo e niente, io adoro Carlita e sì, mi seguo tutte le sue evoluzioni. Eccola! Vento finito, ma adesso dobbiamo tornare a casa. Sicuro qua no, perché qua sta una discesa, ci buttiamo allora, giù.
Figurati che noi siamo le scale. Ci siamo persi quando era giorno. Adesso è notte, sembra di stare nel film dell'orrore. Guarda. Oddio, si sentono anche i grilli. Lenti, penso che finirà male per noi. Che male abbiamo fatto. Poi ci sono le scale, scendiamo. Ci siamo persi. Nel bosco buio. Mi sta riempiendo di mazzata. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire come ultima cosa? No, non è l'ultima cosa. Adesso non ce la faremo. The Witch Project, un film dell'orrore che corrono. Ti giuro, però mi corrono, Karim. A me quello mi sembra un bosco. Guarda qua, cioè io sto avendo paura. Come si fa a sciacquare? Non sto scherzando, ma ci siamo persi veramente qua dentro. Cioè questo chiude sto palco, questo coso, a un certo orario. Anzi, un'ora è passata. È finita male, siamo spacciate! Siamo spacciate. Vi giuro che ci siamo perse, non sappiamo dove cacchio sta l'uscita, Nancy. Persone. Cacchio! Beh, è stata una giornata proprio bella, vero Nancy? Sì, sì. Perché oltre al fatto che finalmente hanno fatto questa cosa a Napoli e che eravamo pochini, perché ovviamente non è come a Milano, a Bologna, eccetera, però è stato molto bello, l'hanno organizzato molto bene, quindi ringraziamo le ragazze di YouTube, Roberta. Poi è stato bello anche incontrare alcune di voi che comunque ci seguono. Le salutiamo. Ci hanno dato. Io non l'ho detta a nessuno sta cosa perché comunque non si poteva venire solo chi aveva un canale YouTube. E quindi queste ragazze che amano questi canali più piccolini, ci siamo abbracciate, ci siamo salutate. È stato veramente veramente carino e adesso stasera vengo a vedere tutti i vostri canali. Non ce la faccio, non ce la faccio. Al momento finito, le mangiamo. Allora. Un po' di tortini. E le ho portate così. Ho pensato, usciamo da là perché noi, come sapete, dobbiamo mangiare ogni due ore. Sicuramente abbiamo fame, infatti, facciamo merenda. Guarda questo con burro d'arachidi di dentro: cioccolato e burro d'arachidi. Guarda qua. Wow. Bello. Buonissimo. Buono, buono. Grazie, Nancy. Yeah. Siamo abbastanza stanche, distrutte, finalmente a casina, drink, questi capelli che avevo preso un po' di umidità però sono ancora abbastanza voluminosi. Sei un mostro. Comunque siamo qua con un bel po' di sushi, cosa c'è di meglio di una bella serata sushi fatto in casa? Ovvio. Guardate qua che meraviglia, questo è tutto fatto in casa, tutti i roll fatti in casa, qua ci sono i gamberi, salmone, un po' di tutto, qua abbiamo le nostre salsine, questo è il piatto di Nancy, pure la tartare, sì tutta, che poi non finisce qua, ci sono tantissimi piatti, guarda, questi che cosa sono? Facci vedere, involtini primavera, wow. Se volete il video degli involtini di primavera, Paquito, che devono fare? Pollice già si è parato, pollice in su per il video degli involtini primavera sul secondo canale. E buon appetito, gnam gnam, tutto mio. Quante salsine ha portato Paquito? Le ho fatte io, Le fatte tutte tu. Questa, già abbiamo fatto il video di questa qua. Questa è la salsina verde che abbiamo fatto il video già sul nostro secondo canale. Questa invece rosa, che cos'è? Con lo zenzero. Zenzero e ravanello. Ravanello, tutte tu le inventi. Questo è lo zenzero fatto da Paquito. Questo tiene un nome. Zacci maghi, come si chiama? L'ha fatto, ma non sacci come si chiama. Fantastico. Ma è troppo immediato, io non resisto, Paghi ti mangio. Mangia. Un appetito. Eccolo qua, ma che cos'è zenzero? Dobbiamo provarlo. Si chiama ginger. Ginger. Proviamo. Sì, ginger, ma non ti ha ciò. Questo è molto. E marena. Dov'era sua marena?